Ben ritrovate e ben ritrovati tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare uno script che ho creato per me personalmente per facilitarmi questo compito, ovvero quello di rimuovere i vecchi kernel che si accumulano nel mio sistema Ubuntu. Ecco, prima di passare proprio allo script in quanto tale, ne approfitto di questa occasione, proprio che stiamo parlando di script, e per script intendo, chi ha seguito il corso Bash sul terminale, sul mio stesso canale lo sa, intendo uno script appunto di codice Bash che funziona a terminale, quindi si dovrà aprire un terminale e usare questo script attraverso il terminale. Ecco, dicevo, prima di passare a presentare lo script vero e proprio, ne approfitto per segnalare appunto, o come dire, per sottolineare nuovamente questa mia avvertenza, e cioè che con gli script che si trovano in rete bisogna fare attenzione. Quindi, già in un altro video sul mio canale, quindi se andate a cercare il video con questo titolo, quindi Linux, virus e minacce varie, parliamone un po'. Già in questa occasione ne avevo approfittato per sottolineare quanto può essere pericoloso scaricare ed eseguire uno script senza conoscerne l'effettiva funzionalità. Ovvero, si possono trovare in rete tantissimi siti che vi offrono degli script con delle descrizioni di funzionalità che vi attraggono, che sicuramente possono servirvi, ma se voi, utente ignaro, scaricate ingenuamente e in piena fiducia quel tal script che vi promette di farvi la tal funzionalità e poi in realtà fa tutt'altro, potrebbe anche farvi dei danni al sistema. Ecco, quindi prima di presentarvi il mio script, vi volevo risottolineare questa avvertenza. Quindi fate attenzione che di script se ne trovano tonnellate in rete, ma non è detto che facciano quello che dicono. Quindi siate sicuri della fonte dalla quale scaricate gli script, che sia una fonte di vostra fiducia, oppure se siete in grado di verificare il codice dello script, che cosa fa effettivamente, prima di eseguirlo, mi raccomando, dateci un'occhiata per essere sicuri che effettivamente quanto è descritto dello script sia effettivamente corrispondente a quanto faccia lo script. Ecco, per quanto riguarda questo mio script, ovviamente ve lo offro in questo video, voi sapete chi sono, non lo so se nel tempo ho guadagnato la vostra fiducia o meno e in quale misura l'abbia guadagnata, comunque vi do la mia parola che se lo usate come ve lo offro io, come ve lo metto a disposizione io, non c'è nessun pericolo di usare questo script. Ecco, poi spetta a voi la scelta di aprire lo script, verificarlo comunque o magari, che so, avete piena fiducia in me e lo usate tranquillamente senza preoccupare perché sapete che io cose dannose ovviamente non ne diffondo. Ecco, questa comunque la premessa è generica e al di là del mio script che presento in questo video e che potrete scaricare con il link nella descrizione che trovate sotto questo video, al di là del discorso personale del mio script, che ci metto naturalmente per così dire la faccia, state attenti a quello che trovate in rete in generale. Quindi premessa più che doverosa. Allora, proprio a dimostrazione dell'apertura, quindi di questo script completamente open source, passo a presentarvelo brevemente ed ecco qua il codice dello script che vi ritroverete quando e se avete interesse a scaricarlo per usarlo anche voi, quindi c'è il solito titolo, cosa fa lo script, il solito riferimento alla licenza GPL, open source, una breve modalità d'uso perché è veramente semplice usarlo questo script, e poi si parte appunto con il codice. Qui un paio di variabili con assegnati della formattazione per colorare un po' lo script qua e là dove serve, per evidenziare delle cose, poi il titolo, l'intestazione, qui c'è il primo comando che da tutti i pacchetti installati sul vostro sistema seleziona, quindi filtra
tutti i pacchetti che si chiamano Linux Image, quindi sta cercando tutte le immagini dei kernel Linux installati che abbiano anche dei numeri all'interno del nome, ma che non abbiano la parola extra, così escludiamo questi pacchetti. E infine li sorteggia, ovvero li ordina in ordine inverso, ovvero per primo apparirà scusate, il pacchetto più recente, più nuovo, quindi l'ultimo kernel, e per ultimo nell'elenco apparirà il più vecchio. Ecco, poi carica una tupla con tutti questi kernel che vengono trovati e grazie a questa tupla inizia un loop, quindi un ciclo for do, che vi chiede ad uno per i vecchi kernel se volete effettivamente disinstallarlo, quindi se volete eliminarlo dal vostro sistema o no. Poi avvia il comando purge, appunto proprio per eliminare completamente il kernel se accettate di farlo. A sua volta questo comando chiederà ancora una conferma, quindi vedete che c'è addirittura la doppia conferma, e quindi poi vi saranno anche dei messaggi di conferma, kernel eliminato sì o no, e poi si passa alla seconda parte dove verranno eliminati gli headers dei kernel, che sono un'altra parte di pacchetti che compongono il kernel Linux. E praticamente il funzionamento è identico, è uno script suddiviso in due parti, ma il funzionamento è identico. Vi viene presentato l'elenco degli headers dal più giovane verso il più vecchio e vi viene chiesto se volete disinstallare, togliere dal vostro sistema anche l'headers di turno e avanti questo loop finché non è finito, e poi alla fine finita la pulizia dei vecchi kernel. Ecco, come sempre dico, 100 programmatori, 100 sviluppatori di software, 100 soluzioni. Questa è una soluzione che in breve tempo ho messo in piedi, è sicuramente migliorabile, sicuramente ulteriormente automatizzabile con meno passaggi, però visto che stiamo parlando di kernel ho preferito che lo script fosse il più chiaro possibile, quindi ogni passo viene visualizzato a terminale il messaggio di quello che sta succedendo, così non andrete in panico, per così dire, sarete sempre in controllo, perfettamente in controllo di cosa state togliendo dal vostro sistema rispettivamente di cosa rimane nel vostro sistema, e quindi c'è la garanzia che non vi verrà rovinato nulla. Allora, altra indicazione, questo script naturalmente con la scorciatoia da tastiera CTRL-C può essere interrotto in qualsiasi momento, quindi potete uscire in qualsiasi momento se non volete farlo, se non vi fidate, se non siete sicuri, potete interromperlo in qualsiasi momento, non farà nulla, quindi si uscirà immediatamente. Se no, seguite appunto le indicazioni che vi presenta questo codice. Ecco, presentato il codice che potete verificare appunto una volta scaricato dal mio canale YouTube, potete ulteriormente verificarlo. Vi posso dire che perché l'ho creato questo script, un po' per, diciamo così, per tenermi in esercizio con gli script bash dopo il corso che ho fatto, che ho pubblicato sul canale. Non è che ho sempre occasione tutti i giorni di fare degli script, così quando mi viene un'idea, per tenermi in esercizio, perché no, creo lo script. Ecco, e anche perché questo script lo trovo più leggero e più snello di doversi installare strumenti tipo Ubuntu Tweak che includono questa, una funzionalità corrispondente a quella che fa questo script, però hanno tutta un'altra sequela di funzionalità che personalmente io non uso. Praticamente dovrei avere installato senza questo script Ubuntu Tweak, nel mio caso, sto parlando personalmente per me, quasi unicamente solo per sfruttare quella funzionalità di pulizia dei kernel. Allora per me non vale certamente la pena, ed ecco perché sono passato a creare questo piccolo script che può essere utile anche ad altre persone. Come si usa dunque? Passiamo a vedere come si usa il lato pratico, quindi lo scaricate dalla descrizione appunto che trovate nel video, ve lo faccio vedere anche qui in fondo, vedete, troverete questo link nella descrizione, fate clic e vi si scaricherà il file rimozione vecchi kernel.sh che vedete qui in alto a sinistra, che è già piazzato sul desktop di questa macchina virtuale.
nella quale vi darò dimostrazione appunto del funzionamento del kernel. Ecco, perché nella macchina virtuale? Non perché non mi fido di quello che faccia il mio script, ma perché sulla mia macchina vera, ovvero, torno indietro di un passo, quando ho creato lo script per testarlo, l'ho testato nella macchina virtuale perché è facile salvare uno snapshot della macchina virtuale, fare le proprie prove, se si rovina qualcosa si ritorna all'immagine precedente della macchina virtuale. Quindi ho testato lo script lì, visto che funziona, io l'ho già usato anche sulla mia macchina vera, fisica, sul mio PC, e quindi è inutile che vi do dimostrazione sul mio PC vero di questo script, perché in questo momento non ho kernel vecchi da cancellare, quindi sarebbe un po' una presentazione monca. Ecco che allora mi sono appunto creato uno snapshot, quindi un'immagine della macchina virtuale con dei kernel vecchi installati, in modo che io possa effettivamente dimostrarvi come funziona lo script nel suo giro completo. Quindi torniamo a noi, cosa dovete fare? Se lo volete usare, provarlo, scaricatelo da questo link. Una volta che l'avete sul vostro disco, lo rendete eseguibile, ovvero dovreste ormai saperlo, quindi tasto destro, proprietà sullo script, permessi, attivare, consentire l'esecuzione del file come programma. Ecco qua, qui attualmente è già stato fatto. E poi lo avviate con il classico doppio clic e quando vi apparirà la finestrella che vi chiede cosa devo farne con questo script, eseguirlo, eccetera, eccetera, appunto scegliete esegui nel terminale. Adesso lo facciamo, quindi doppio clic, ecco qui la classica finestrella, esegui nel terminale, perché ovviamente è uno script che non ha un'interfaccia grafica, ma è stato fatto per essere eseguito nel terminale. Quindi facciamo esegui nel terminale e tra un attimo ecco qua che appare il terminale del nostro script, vedete molto scarno. Ecco, allora se non ci sono kernel abbastanza vecchi non viene proposto nulla da cancellare, ma questo lo vediamo nel secondo passaggio. Quindi vediamo pure come funziona. Quindi basta seguire le indicazioni che appaiono a video. Quindi il titolo, eliminazione vecchie immagini del kernel. E qui incomincia a dirti attualmente nel tuo sistema sono presenti questi kernel ordinati dal più recente al più vecchio. Quindi vedete, vi spiega proprio tutto e non vi sfugge niente. Quindi vedete il kernel 3.5.0.38, quindi è quello con la versione, numero di versione più alta, quindi è il più giovane, quello attualmente in esecuzione in questa macchina virtuale, è proprio l'ultimo kernel, il 38. Poi c'è quello, il penultimo, che è il 24, terz'ultimo 23, quart'ultimo 22, quindi ci sono ben 4 kernel installati in questa macchina. Noi vogliamo cancellare quelli più vecchi perché ormai non vengono più usati, funziona benissimo l'ultimo, perché dobbiamo tenere gli altri per niente. Ecco, qui appare comunque una nota nella quale vi si dice che i due kernel più recenti non verranno eliminati, quindi in sostanza questo script cancellerà solamente il 23 e il 22, ma lascerà intatti il 24 e il 38. Questo perché? Perché leggendo qua e là in rete ho trovato più di un sito o di un'indicazione dove si dice che è consigliato perlomeno tenere gli ultimi due kernel installati. Quindi diciamo che ai fini del buon funzionamento del vostro sistema, anche se ne lasciate uno solo, e sapete che funziona, la vostra macchina funziona perfettamente con l'ultimo kernel, anche se togliete tutti gli altri non succede niente, la macchina continuerà a funzionare fino all'uscita, al rilascio della prossima versione del kernel, eccetera, eccetera, che diventerà vecchio anche questo, e avanti così. Però appunto, avendo letto, non c'è un motivo particolare, ho letto che è consigliabile tenere gli ultimi due kernel, quindi ho scelto di impostare il mio script in modo che lasci intatti i due più giovani e cancelli quelli più vecchi, quindi dal terz'ultimo in avanti. E in effetti vedete che qua sotto inizia a chiedervi elimino questo pacchetto, e vedete che vi riporta qui in giallino il 23, vedete che parte in realtà dal terz'ultimo, quindi il 38 e il 24 li scarta già in partenza, vi resteranno intatti nel vostro sistema. E dovete confermare, volete che lo elimino sì o no, dovete proprio schiacciare la S maiuscolo o minuscolo uguale, però dovete confermare, quindi noi lo facciamo, diciamo sì, e la prima volta il comando di cancellazione, che è un comando di amministratore, vi chiederà la vostra password, quindi
spero di ricordarmela la password di questa macchina virtuale. Mi viene un dubbio, vediamo un po' se è giusta. Oh no, ecco. Rifaccio. Ok, adesso l'ho messa giusta e parte il comando che cancella i pacchetti. Qui appunto sottolineo che non vi sfugge niente da questo script file, è semplicemente uno script che rende un po' più confortevole la cancellazione di alcuni pacchetti perché è guidata, ecco, ma in realtà è come se lo faceste a mano. Vedete qua, vi dice ok, mi appresto a cancellare questo o questo pacchetto, in questo caso che è uno, vedete, saranno rimossi e il comando di rimozione dei pacchetti vi chiede un'ulteriore conferma. Ecco, continuare sì, no, vedete la S maiuscola vuol dire che è la risposta per difetto, quindi o premete S o premete semplicemente Enter che vuol dire S. Facciamo Enter e adesso il nostro script fa eseguire il comando che cancella il kernel con la cifra 23 di versione. Ecco che fa tutti i suoi messaggi, qui sta facendo il suo lavoro. Lo lasciamo fare. Non ci mette tantissimo. Ecco qua. Un bel po' di messaggi, eh? A dipendenza della situazione del vostro sistema possono esserci più o meno messaggi qui che escono, però in realtà l'operazione che fa è quella di cancellare quel tal pacchetto. E qui poi lo script vi dice ok, vi conferma che è stato eliminato il 23. Poi passa a quello ancora più vecchio, avete visto se vi ricordate, ci sono due vecchi e tocca al 22, a quello con versione 22. Confermiamo, sì, confermiamo. E quindi stessa cosa, la password non viene più chiesta perché resta valida nella sessione del terminale. Conferma, enter e avanti che procede ad eliminare anche il kernel 22, l'immagine del kernel versione finale 22, numero di versione 22. Stessa trafila. Evidentemente non è molto eccitante come uso questo script, dico è proprio solo per rendere un po' più confortevole l'operazione, ma se fossero 10 kernel vecchi ripetere queste operazioni, insomma, vabbè, ripeto, non è molto eccitante, però è utile, lo trovo pratico. Ecco, anche il pacchetto 22 dell'immagine del kernel 22 è stato eliminato e adesso si passa alla seconda parte, che è praticamente identica come funzionamento alla prima, però passiamo ad eliminare anche gli headers del kernel, quindi premi Enter per continuare ed eccoci qua. Attualmente nel tuo sistema sono presenti questi, è identico, vedete, 4 headers corrispondenti alle immagini del kernel di prima, di cui il 23 e il 22 sono i più vecchi, 38 e 24 anche in questo caso non verranno eliminati. E si riparte, voglio eliminare questo pacchetto, il finale 23, diciamo di sì, anche stavolta, quindi avanti, esattamente come prima, conferma, sì. Conferma e verrà cancellato l'headers 23 ed eventuali pacchetti legati che si cancellano automaticamente. Vedete qui si parla che verranno rimossi tre pacchetti anche se io ho dato l'ok per uno perché sono legati automaticamente uno all'altro e verranno rimossi e sono stati eliminati. Tocca al 22, eccolo qua, e noi diciamo di sì anche questo. Confermiamo. Praticamente, una volta che avete capito come funziona, è tutto un sì, enter per cancellare i vecchi kernel. Questo è l'ultimo passo. Aspettiamo un attimino. Dovete anche avere pazienza che il mio PC non è particolarmente potente, come dico sempre, quando ho a che fare con le macchine virtuali, può sempre succedere che ci siano dei rallentamenti, oltretutto sto registrando anche il video, quindi immaginatevi un po'. Comunque, siamo arrivati alla fine, eccoci qua. Kernel 22, headers 22 eliminato e pulizia dei vecchi kernel terminata. Premi Enter per chiudere questo script. Quindi premiamo Enter per chiudere questo coraggio, ecco, ha finito. Ok. Allora, qui dico, se non ci sono kernel abbastanza vecchi, non viene proposto nulla da cancellare. Ecco, questo ve lo mostro perché adesso abbiamo cancellato i kernel che lo script prevede di cancellare, ma se rieseguiamo questo script immediatamente,
lui vi dice che ci sono ancora i due kernel che sono stati ignorati e vedete che non vi presenta nulla da cancellare perché non c'è più nulla di abbastanza vecchio per essere cancellato. Quindi premete Enter, la stessa cosa per gli headers, premete Enter e avete finito immediatamente lo script. Non fa nulla se non trova nulla da cancellare. Ecco. Un'ultima nota prima di concludere, avete visto che è apparso qua un file rimozione vecchi kernel.log perché? Perché lo script prevede di scrivere un log, ovvero un giornale, con la conferma di ciò che ha fatto. Se apriamo questo file di testo, vedete che vi conferma quello che abbiamo fatto prima, confermando le cancellazioni. Dice pacchetto 23 eliminato, questo giorno a questa ora, pacchetto 22 eliminato, immagine headers 23 eliminato, headers 22 eliminato. Ecco, questo è il log, ovvero il giornale dell'operazione, la conferma di ciò che è stato fatto. In questo momento i due kernel vecchi non ci sono più, non esistono più su questo sistema, su questa macchina virtuale. Questo log ha la particolarità che si accumula ad ogni esecuzione dello script, ovvero se volete svuotarlo, potete aprirlo, ovviamente cancellarne il contenuto, oppure cancellare direttamente il file e farglielo ricreare alla prossima esecuzione dello script e lui ricomincerà ad accumulare i risultati di esecuzione. Cosa intendo per accumulare? Che la prossima volta che eseguite lo script e ci sono altri kernel vecchi, lui andrà avanti a scriverli qui e non vi cancella la storia, quindi voi avrete a date diverse man mano tutta la storia dei kernel che avete cancellato. Può servirvi, può non servirvi, comunque costava poco crearlo, l'ho fatto creare. Ecco, questo è quanto. Ripeto, troverete il link qua per scaricare lo script se interessa anche a voi. Spero, come sempre, che questo video vi sia piaciuto e interessato. E con questo vi mando un bel salutone, ciao ciao e alla prossima!